Vending Show Parì continua. Ci troviamo allo stand di Bianchi Vending e siamo in compagnia di Massimo Trapletti, l'amministratore delegato dell'azienda. Oggi è un gran piacere riaverti qui a Parigi dopo ben 5 anni dall'ultima edizione. Bentornato Massimo. Grazie, grazie anche a voi di essere qui ancora. Noi abbiamo tanti appuntamenti, ci rincontriamo ogni 2 o 3 mesi e quindi questo è positivo perché vuol dire che giriamo il mondo, giriamo l'Europa, prima Spagna, poi la Francia, poi ci sarà in Italia, quindi è un'occasione, sono tante occasioni per incontrare i nostri clienti e mostrare tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questo periodo, che sicuramente sono stati tanti, non abbiamo potuto presentarli quando uscivano, ma adesso siamo finalmente con tutta la gamma pronta e quindi molto bene, e molto bene anche la fiera, perché come voi sapete abbiamo organizzato insieme a NAVSA come Venditalia la fiera di Parigi dopo 5 anni, come dicevi tu, che non si faceva più, e abbiamo un riscontro molto positivo in persone professionali che sono venute alla fiera e che hanno riempito gli stand della prima fiera francese, che attendere sarà sempre più grande. Il motivo per cui riusciamo a vederci ogni 2-3 mesi è anche e soprattutto legato al fatto che Bianchi Vending ha investito tantissimo in nuovi progetti e oggi finalmente riesce a presentarli tutti insieme un po' come una novità per il mercato francese. Facciamo un riepilogo. Sì, abbiamo lanciato tutte le gamme dei freestanding, praticamente abbiamo la Intuiti, che è la gamma più alta delle nostre macchine, poi abbiamo le Agili nelle varie misure, altezze, con i touch di misure differenti, abbiamo le Flessi in tutte le versioni, dalle 10 spirali alle 8 con colonna o senza colonne, quindi Abbiamo presentato la Evia, che è la nuova macchina super automatica, abbiamo presentato la Mini Mighty, che è una macchina per prosumer di piccole dimensioni, abbiamo presentato soprattutto tutta la parte tecnologica, quindi di software che è a corredo di queste macchine. Infatti noi, la nostra gamma è la gamma Figital, che è un connubio tra l'hardware e il software, e soprattutto il digitale, che come vedete qui tutte le macchine esposte hanno tutti i touch, quindi interfacce utente moderne, facili da programmare, facili da personalizzare. Noi siamo usciti adesso con un software che si chiama B-Creator, che dà la possibilità da un touch a pagina bianca di potersi costruire ogni volta che vai dal cliente una tua configurazione, per cercare di massimizzare le vendite e proporre quello che effettivamente il cliente sta cercando. Bianchi Vending sempre più digital, sempre più physical, per andare a ripercorrere il percorso che avete realizzato negli ultimi anni fino a inventare questo termine, che è un connubio di tante caratteristiche che rendono Bianchi Vending tra le aziende più preparate e importanti al mondo in questo settore. A quando un ulteriore passaggio al digitale con l'inserimento di un progetto strutturato per il digital signage destinato ai consumatori? A breve, perché il progetto non è soltanto quello tecnologico e dell'hardware, ma è sicuramente, come dicevo prima, un discorso a corredo che possa permettere di gestire le macchine in remoto, possa permettere di fare le offerte mirate al cliente, possa permettere di addirittura configurare le macchine attraverso un B-Configurator, il tuo distributore a seconda del cliente che hai di fronte. Quindi questo, essendo tutte le nuove macchine modulari, c'è la possibilità di scegliere, come facciamo con le auto, gli accessori da potergli montare e addirittura cambiare contenitori, gruppi caffè, sottovuoto, bicchieri, doppi bicchieri.
a seconda delle esigenze del singolo cliente, e questo lo puoi fare sul campo, lo puoi fare o addirittura sul software e ordinare alla Bianchi la macchina già configurata per il tuo cliente. Questo non lo fa nessuno, noi abbiamo spinto su questo progetto per permettere al nostro cliente di poter massimizzare l'offerta e massimizzare anche la marginalità, perché poi alla fine tutti lavoriamo anche per quello, e se il cliente ha la possibilità di soddisfare al massimo le esigenze del suo cliente, dell'utente finale, e massimizzare i consumi, questo gli porta un vantaggio. Quindi a breve questo progetto è in evoluzione, perché è logico, non si può lanciare tutto insieme, ma entro la fine dell'anno e i mesi successivi vedete che ci saranno molte altre novità per quanto riguarda la gestione in remoto delle macchine. Insomma, abbiamo di che parlare in visione di Venditalia 2024. Esatto, Venditalia sarà un altro punto importante di presentazione di questa evoluzione, e speriamo che lì sia esattamente il punto di arrivo, anche se non ci si può mai fermare sull'innovazione, ma sia un punto di arrivo per poter presentare un pacchetto completo di tecnologia, digital, digitale, tutto insieme. Bene, allora grazie per il contributo, Massimo. Io continuo a fare dei piccoli reportage presso gli stand, soprattutto italiani, molto presenti in questa manifestazione che, lo ripeto, si tiene dopo 5 anni dalla precedente a Parigi, una presenza italiana importantissima, non solo con gli espositori ma anche per quanto riguarda i visitatori. Il mercato francese per voi è importantissimo, rappresenta credo uno dei primi immediatamente dopo l'Italia. È il secondo mercato, il motivo per cui anche come Venditalia abbiamo voluto creare questo connubio con Navsa, per aiutarli a portare un modello simile a quello di Venditalia in Francia. Ci siamo riusciti, visto il successo che c'è stato, e sono venuti tanti italiani, non solo come espositori, perché d'altra parte siamo quelli leader a livello europeo nella produzione della tecnologia e dei prodotti, non solo la tecnologia, ma anche a livello di clienti, i gestori, che sono sicuramente attratti anche da Parigi, ma anche da tutte le tecnologie che noi stiamo presentando e stimolando tutto il mercato a seguirci nei vari itinerari che stiamo facendo a livello di fiere. È stata importante anche la Spagna, sicuramente Venditalia è irraggiungibile perché il leader è incontrastato da questo punto di vista a livello di numero di espositori, ma questo modello noi lo vorremmo piano piano esportare anche negli altri paesi. Non a caso Venditalia io la chiamo da più anni la fiera delle fiere del vending. Massimo Trapletti, grazie. Grazie a voi e alla prossima.